Ciao a tutti, sono Simone Pitini, uno dei docenti di canto della Scuola Music Hall di Roma. Il mio corso di canto è aperto a chiunque voglia studiare ed esplorare il mondo della propria voce, quindi a chi ha le prime armi o anche chi invece ha più esperienza ma vuole approfondire e vuole fare un percorso più professionale. Il mio corso è aperto a tutte le età, quindi ai bambini, dove comunque sia si farà un lavoro più leggero, in forma anche di gioco, però sempre verso l'apprendimento della voce e dell'emissione e della respirazione, e chiaramente anche per gli adulti, dove faremo un lavoro più strutturato, quindi inizieremo a lavorare sulla respirazione, quindi come respirare in maniera più diaframmatica, quindi come avere più fiato per poter sostenere l'emissione sonora. Lavoreremo quindi sul sostegno, sull'appoggio, impareremo a conoscere e a far funzionare meglio il nostro diaframma. Dopodiché ci sarà chiaramente il lavoro sull'emissione del suono, quindi come poter impostare ed avere una buona emissione sonora defaticata, quindi come non cantare di gola, ma chiaramente cantare con il diaframma, ma soprattutto con la maschera. Quindi impareremo anche come poter mettere in maschera, quindi sul nostro volto, il suono, farlo risuonare al meglio e dare spazio a tutta la nostra gamma sonora. Lavoreremo anche chiaramente sull'intonazione per chi ne ha più bisogno, e ne miglioreremo chi già parte con una predisposizione musicale. Dopodiché ci sarà anche il lavoro sul repertorio, quindi prenderemo un brano e cominceremo a studiarlo, prima con un approccio tecnico, dopodiché con un approccio emotivo, quindi si lavorerà anche sull'interpretazione, sul feeling, su come dare emozione a quello che stiamo cantando. Lavoreremo anche molto sulla costruzione di un repertorio, quindi in base anche alle caratteristiche vocali, allo stile che poi svilupperà l'allievo o l'allieva che viene a studiare, si creerà anche un tipo di repertorio adatto che possa valorizzare le sue capacità vocali. Chiaramente faremo anche un lavoro sulle emozioni, quindi a lavorare su eventuali blocchi emotivi che si possono affrontare, come la timidezza e la non sicurezza della propria voce. Cercheremo di esplorare e di liberare un po' più il potenziale dell'allievo. Quindi per chi fosse curioso di esplorare il proprio suono e la propria voce, di iniziare questo bellissimo percorso tecnico emotivo, vi aspetto tutti quanti numerosi qui. Ciao! Ma la telecamera qui o lì? Quindi per chi fu... no, che avevo detto che dovevo dire? La...